Hai mai sentito parlare di lager italiani? Sicuramente no. Non c'è peggio sordo di chi non vuol sentire. Ponte Landolfo, ti dice niente? 2000 donne e bambini, prima stuprati e poi squartati con le baionette dai bersaglieri italiani. E tu, italiano, stai con loro? Bravo! Io invece continuo a fare quello che facevano i briganti. Lotto come resistenza contro gli invasori che continuerà fino alla liberazione nazionale. Fenestrelle, Lodi, Savona, San Mauro Torinese, San Maurizio Canavese, Gaeta. Bastano questi o volete sapere i nomi di altri lager italiani da cui non tornarono più decine di migliaia di meridionali? Soldati, civili, preti, donne, partigiani. La fortezza di Fenestrelle, un genocidio da cui portata è mitigata solo dalla fuga e dall'emigrazione forzata, nell'inesorabile comandamento di destino, o briganti o emigranti. Una pagina non ancora completata è quella relativa alle carceri in cui furono rinchiusi i soldati vinti. Il governo piemontese dovette affrontare il problema dei prigionieri, 1700 ufficiali dell'esercito borbonico e 24.000 soldati, senza contare quelli che ancora resistevano nelle fortezze di Gaeta, Messina e Civitella del Tronto. A migliaia questi uomini furono concentrati nei depositi di Napoli o nelle carceri, poi trasferiti con il decreto del 20 gennaio 1861, che istituì depositi d'ufficiali di ogni arma dello sciolto esercito delle Due Sicilie. 5.212 condanne a morte, 6.564 arresti. 54 paesi rasi al suolo, centinaia di migliaia di morti, qualcuno azzarda un milione di morti. La prima pulizia etnica del mondo occidentale. La Marmora ordinò ai procuratori di non porre in libertà nessuno dei detenuti, senza l'assenso dell'esercito. E la maggior parte furono stipati nelle navi, peggio degli animali, anche se molti percorressero a piedi l'intero tragitto. E fatti sbarcare a Genova, da dove attraversando Luceri ed affamati la via Assarotti, venivano smistati in vari campi di concentramento istituiti a Fenestrelle, San Maurizio Canavese, Alessandria, nel Forte di San Benigno in Genova, Milano, Bergamo, Forte di Priamar presso Savona, Parma, Modena, Bologna, Ascoli Piceno ed altre località del nord. Per oltre 10 anni, tutti quelli che venivano catturati, oltre 40.000, furono fatti deliberatamente morire a migliaia per fame, stenti, maltrattamenti e malattie. Quelli deportati a Fenestrelle, fortezza situata a quasi 2.000 metri d'altezza, sulle montagne piemontesi, sulla sinistra del Chisone, ufficiali, sottufficiali e soldati, tutti quei militari borbonici che non vollero finire il servizio militare obbligatorio nell'esercito sabaudo, tutti quelli che si dichiararono apertamente fedeli al re Francesco II, quelli che giurarono aperta resistenza ai piemontesi, subirono il trattamento più feroce. Fenestrelle era un insieme di forti, protetti da altissimi bastioni ed uniti da una scala, scavata nella roccia di 4.000 gradini. La liberazione avveniva solo con la morte ed i corpi venivano disciolti nella calce, collocati in una grande vasca situata nel retro della chiesa, che sorgeva all'ingresso del forte. Tutte le atrocità che si susseguirono per anni sono documentate negli atti parlamentari, nelle relazioni delle commissioni d'inchiesta sul brigantaggio, nei vari carteggi parlamentari dell'epoca e negli archivi di Stato dei capoluoghi dove si svolsero i fatti. Il 17 marzo si compiranno 150 anni di atrocità, nascoste dietro un pseudo-patriottismo, animato nel portare benessere e civiltà ai popoli oppressi del regime borbonico. Se in realtà la popolazione degli italiani del sud era oppressa dal regime borbonico, perché la guerra durò 12 anni? È palese capire che le popolazioni del sud non erano oppresse dal regime borbonico, altrimenti avrebbero accolto e si sarebbero schierati con i fratelli liberatori piemontesi.